Ciao a tutti, bentornati su Parole in Pentola. Questa volta una location e una posizione un po' diversa per fare un riassuntino delle ultime letture di questo periodo. Allora, come primo libro abbiamo Tipi non comuni di Tom Hanks. Ne ho parlato anche sul blog, credo di avervi fatto un po' una testa anche su Instagram. È una raccolta di racconti scritti appunto dall'attore Tom Hanks, che è anche regista, quindi comunque non si è improvvisato scrittore. Mi è piaciuta molto. Non tutti i racconti mi sono piaciuti, ci ho messo un po' a leggerlo perché l'ho diluito nel tempo e l'ho alternato ad altre letture. Diciamo che ogni tanto ne leggevo uno, soprattutto in treno. Buttavo dentro un racconto, mi durava i 20 minuti del viaggio e diciamo che si fa leggere, la scrittura è fluida, è molto piacevole, gli argomenti sono estremamente variegati, ciò che li accomuna è sia l'America come setting, diciamo, di tutti i racconti e la presenza di una macchina da scrivere che non è l'elemento preponderante, non è la parte più importante del racconto, non è protagonista, ma in tutti i racconti è presente una macchina da scrivere. È un fil rouge piacevole. Tom Hanks è un collezionista di macchine da scrivere, quindi diciamo che ha messo dentro qualcosa di personale in tutti i racconti. Molto interessante è il fatto che la versione originale, diciamo, in lingua originale, abbia come titolo Uncommon Type. Type inteso sia, si può intendere sia come tipo oppure come verbo battere a macchina. E io trovo che questa sia una cosa pressoché geniale. Purtroppo non è stato possibile, o non so, non è stata riportata nella versione italiana. È un gioco di parole estremamente arguto e io adoro giochi di parole e questo mi è piaciuto particolarmente. Anche perché ho sentito, ho letto recensioni dove appunto si lamenta questa cosa della macchina da scrivere. Non so se è stato presentato come un libro dove la macchina da scrivere risultava come un elemento chiave, diciamo, perché le prime recensioni che ho visto e che ho letto lamentavano appunto questo fatto per cui la macchina da scrivere veniva tralasciata, diciamo che non era un elemento fondamentale. E quindi io che l'ho preso dal nulla, senza aver letto comunicati stampa o altre, diciamo, trame già preconfezionate, non ho avuto nessun problema con l'assenza di questo elemento. Mi è piaciuto molto andare a scoprire appunto che nella versione originale il titolo che era stato dato era questo e appunto questo gioco che c'è sotto di immagini. È molto fotografica, è molto cinematografico come narrazione. Ovviamente ho apprezzato alcune storie, alcuni racconti più di altri. In questo caso, quelli che ho preferito sono Le meditazioni del mio cuore, poi Per noi il passato è importante e una settimana, ah no, un mese in Green Street. Sono le tre che mi sono piaciute di più. Alcune sono molto drammatiche, molto emozionali, altre ti fanno sorridere, altre ti rilassano completamente. Mi sono piaciuti molto. Quelli che mi sono piaciute un po' meno sono quelle che hanno come protagonista questo gruppo di tre amici che sono presenti per esempio in 3 settimane estenuanti e Steve Wong è perfetto.
che non mi sono piaciuti proprio come personaggi. Tra l'altro, mi è venuto il dubbio che fossero persone esistenti, reali, quindi non lo so, però sono, boh, ogni tanto ritornano e non mi sono piaciuti tanto. Nel complesso, un libro piacevole, da inframmezzare ad altro, ovviamente, perché non si le... io almeno non sono riuscita a leggerlo tutto d'un fiato. Poi, qua inizia il tunnel Frida. Allora, ho letto Viva la vita di Pino Cacucci. Non ho qui il libro perché l'ho preso in biblioteca, come tutti questi d'altronde, e l'ho già restituito. Per tempo, finalmente. Io che arrivo sempre qualche giorno dopo a riconsegnare. Un monologo intenso, brevissimo, ma veramente che lascia strascichi emozionali molto forti. Un riassunto per immagini principali, diciamo, di quella che è la vita di Frida, dall'incidente a all'arrivo finalmente della pelona, della morte che dà sollievo dopo tanto dolore, dopo tanto amore, dopo tante passioni, impegno politico e quant'altro. Quindi bello, intenso, si legge tutto d'un fiato e può essere diciamo, il giusto inizio per poi affrontare la pittrice in altri... con altri libri e altre sfaccettature, diciamo, della sua vita. Lettere appassionate è molto bello, questa edizione è vecchissima, tutta rattoppata della biblioteca. Mi è piaciuto molto perché, allora, le lettere vanno dal 1924 al 1948, mancano quelle degli ultimi anni di vita. Quindi manca lo spaccato, diciamo, forse un po' più doloroso, un po' più discendente, ecco. E poi ci sono alcuni scritti, alcuni molto interessanti perché trattano proprio di opere, come può essere quella, un'opera tra l'altro piena di dettagli, di sfaccettature, che è questo Mosè. Quindi molto interessante anche dal punto di vista iconografico, ecco. Ci sono lettere, sono inframmezzate da quadri e da fotografie alla fine del volume. Il padre di Frida era un fotografo, Guillermo Calo, e alcuni ritratti sono veramente magnifici. Non so, sto riprendendo dall'alto, cosa che non faccio mai, mi sa che sto lavorando al contrario. Questa Frida con la sorella e un'altra bambina. Questa è la famiglia Calo. Frida è da questo lato, vestita da uomo. Per rompere regole, tabù, diciamo che è a suo modo provocatoria, ma molto amata nel suo essere diversa da tutte le sue sorelle. Troviamo in lei i tratti della madre, che era una di discendenza indigena messicana, e l'estro del padre. Sto iniziando a vedere su Netflix, tra l'altro, il film con Salma Hayek, e ho iniziato a vederlo, poi l'ho interrotto perché avevo bisogno di sedimentare, diciamo. Sto facendo un'overdose di Frida e avevo bisogno di sedimentare quello che stavo guardando e leggendo. Qua la vediamo con Diego Rivera, anche lui un personaggio che vorrei conoscere più approfonditamente, perché la sua opera, un'opera grandiosa, diciamo, rivalutazione di tutti i ruoli delle classi sociali, della storia politica e sociale del popolo messicano, ma allo stesso tempo comunque il suo ruolo politico, il suo lavorare comunque per gli americani, per il Rockefeller Center, che voglio dire,
simbolo del consumismo, quindi è una figura dalle mille sfaccettature, ma non lo so, nei libri che trattano la vita di Frida, sì, ovviamente viene nominato, sì, ovviamente vengono, anche nelle sue lettere si trovano dei giudizi, tutta una serie di considerazioni, diciamo, sul lavoro di Diego e sulle sue relazioni interpersonali di vario tipo e genere. Però vorrei qualcosa dedicato, leggere qualcosa dedicato soltanto a lui, in modo tale da non avere il filtro Frida, diciamo, sulla figura di Diego. Ecco. Qua abbiamo le foto. C'è sia una piccola biografia che una bibliografia interessante sul fondo, quindi diciamo che dà la possibilità di approfondire vari aspetti e soprattutto vari legami, prima con il primo fidanzato, che è quello che era presente con lei sull'autobus al momento dell'incidente, poi il padre, Diego, gli amici americani. Frida è molto diretta nelle sue lettere, ammette il ritardo nelle risposte, è molto anche un po' sboccata, dittatoriale nelle richieste. Diciamo che emergono veramente delle sfaccettature di carattere più realistiche rispetto all'immagine comunque del mito, ecco, che si è creata. Poi, La Casa Azzurra, allora, lo sto ancora leggendo e sto facendo fatica. Sono a pagina 91 e manca ancora un bel po'. Allora, non vorrei parlare a sproposito, partiamo da questo presupposto. Però secondo me, La Casa Azzurra e una Frida in copertina sono un po' ingannevoli, perché alla fine il protagonista di questo libro è Trotsky. E il suo esilio in Messico. Lui ha avuto ovviamente a che fare con Frida e Diego, che l'hanno ospitato, c'è stata una relazione con Frida e poi un allontanamento dalla coppia. Ora, poi è stato assassinato ovviamente sempre lì in Messico. Le voci narranti di questo libro sono diverse. Sono la signora Rosita Moreno, che è un'artista, diciamo a modo suo, un'artista messicana, che si occupa della costruzione dei Giuda, ovvero quei pupazzi tipo pignatte, diciamo giganti che rappresentano personaggi e che vengono fatti esplodere a Pasqua. Infatti, tutta la narrazione si svolge anche attorno appunto a queste figure. Al loro ruolo nella società, alla scelta e alle commissioni che vengono fatte di questi Giuda. Per esempio, viene commissionato un Giuda che rappresenti appunto Trotsky per farlo esplodere nei giorni di Pasqua dall'opposizione, dai seguaci di Stalin. E quindi le voci sono lei, poi c'è la guardia del corpo di Trotsky, Jordi Marr, e poi c'è Ramon Mercader, che è invece un sicario fondamentalmente. Questo è. E per ora appunto le voci sono loro. Frida viene a contatto con tutti loro, in un modo o nell'altro, è amica della signora Rosita e nella Casa Azzurra ci sono dei Giuda che rappresentano Diego, che Marr. A quanto pare, anche qua, vorrei anche capire quanto c'è di realmente accaduto, quanto c'è di inventato. Perché, non lo so, lo sto leggendo, lo sto prendendo proprio con le pinze, questo libro. Devo capire meglio dove vogliamo arrivare, diciamo. Quindi, Jordi Marr, guardia del corpo, presunta relazione con Frida, ovviamente alle spalle di un uomo che è rimasto folgorato, innamorato, eccetera, della stessa persona. E poi abbiamo Mercader, il sicario,
il contatto con Frida, appunto, lo abbiamo quando lui va a vedere la mostra, una mostra di Frida, e rimane incantato davanti al quadro Le due Fride, che è un quadro dove ci sono due Frida vestite in modo diverso, con due cuori praticamente aperti, visibili, e dei vasi sanguigni che collegano l'una all'altra, che sono praticamente le due parti, sì, le due metà di una stessa, le due personalità, le due metà di una stessa persona, perché ognuno di noi è fatto da più sfaccettature, è fatto da molteplici interiorità, diciamo. E quindi lui rimane affascinato da questa visione. E torna più volte a vedere questa mostra e nello stesso tempo appunto sta organizzando ben altro, diciamo, insieme alla madre, insieme a un gruppo appunto di oppositori inframmezzati tra un racconto e l'altro, un racconto, sì, una testimonianza e l'altra, diciamo. C'è la vita quotidiana in Messico, eccolo qua, sapevo che c'era. Eccolo qua, Le due Frida. È un quadro molto grande, a quanto ho capito, e di grande impatto comunque. E qua in bianco e nero ovviamente è un quadro a colori, quindi un'esplosione, diciamo, di emozioni. E inframmezzate ci sono anche pagine del diario di Trotsky in cui lui racconta il suo esilio a Coyoacán, il suo rapporto con Frida, Diego, la politica, racconti anche ricordi di gioventù e del suo rapporto con Stalin, con Lenin, eccetera. Quindi non lo so, sospendo il mio giudizio su questo, sulla Casa Azzurra, perché devo ancora finire di leggerlo. Spero di riuscire a finirlo, sinceramente, perché voglio capire fin dove arriveremo e soprattutto voglio informarmi un attimino di più sui fatti e quant'altro. Ultimo, ma non ultimo, preso in biblioteca perché volevo vedere se poteva essere nelle mie corde, diciamo, come tipologia di guida per maniaci dei libri. Mi sta piacendo molto l'idea delle varie sezioni. Ecco qua, ovviamente. Allora, mi sta piacendo molto, anche perché è molto variegato. Ovviamente si può leggere in totale libertà. L'ordine è sempre quello cronologico e io lo apprezzo moltissimo. Perché sono una persona molto ordinata, molto schematica da questo punto di vista, quindi il fatto di avere una struttura che vada da una data fino al giorno d'oggi, per me, diciamo che mi aiuta molto anche a inquadrare i periodi, le similitudini, la vicinanza ad altri autori, piuttosto che. Molto bene, ho scoperto che non stavamo più registrando, ma eravamo fermi qua, quindi riprendiamo da Guida tascabile per maniaci dei libri, un libro che ho preso in biblioteca, ma penso acquisterò perché mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la suddivisione temporale, dai libri più antichi a giorno d'oggi praticamente, mi è piaciuta la selezione degli imperdibili, delle colonne portanti perché ho trovato moltissime letture che ho già fatto e che ho amato, quindi mi sono sentita affine, diciamo, alle scelte e al gusto di chi ha creato questa guida, diciamo, che per certi versi rispetta, come per quanto riguarda i premi, piuttosto che altro, rispetta effettivamente una classifica precostituita. Per quanto riguarda la scelta degli imperdibili, la scelta delle vite, la scelta delle stroncature che sono fantastiche, autori che demoliscono nel vero senso della parola altri autori che poi hanno avuto un successo incredibile nella vita artistica, diciamo. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco oppure no. Sì, eccoci qui.
Allora, la suddivisione è questa. Abbiamo appunto i libri fondamentali, le vite, gli incipiti, i premi, e ci sono anche premi che di solito non consideriamo probabilmente dal nostro panorama italiano. Ci sono i bestseller, ci sono le stroncature di cui vi stavo parlando, e poi c'è la mia parte preferita, ovvero quella che riguarda il cibo nei libri, cocktail, eccetera, perché come sapete Parole in pentola è nata da questa mia duplice passione per la lettura e per il cibo, la cucina e la cucina nei libri, che è un tratto fondamentale, ma soprattutto onnipresente, perché in tutti i libri si mangia. Comunque c'è del cibo. E ultimamente ho un po' trascurato questa parte, perché vorrei darle una veste nuova, ma ci vuole tempo, ci vuole, diciamo, un lavoro fatto bene, perché come lo voglio strutturare, richiede un po' più di tempo, richiede pazienza per filmare, fotografare, eccetera, e non voglio fare una cosa fatta male, quindi adesso mi sto dedicando alle recensioni, ai preferiti, sto facendo dei video che trattano di libri piuttosto che filmati quando vado da qualche parte. Tra l'altro, settimana prossima sono in ferie, quindi spero di riuscire a fare. Ho un progettino e spero di poterlo portare a compimento. E niente, quindi questo libro comunque dà un sacco di spunti. Di conseguenza, sia mai che io ricominci da qua. È un libro che mi piace tanto. Penso comprerò, ma soprattutto ha una dimensione che io amo, ha una spanna di altezza e una mano di larghezza, il peso è piacevolissimo perché si sente che c'è della sostanza, ma soprattutto che sta in una mano, ha una copertina a righe in rilievo e non lo so, mi piace veramente tanto, mi piace proprio anche come formato, come idea. Mi piace questo mistero legato agli autori che si firmano come personaggi di libri e trovo geniale. Mi piace la divisione temporale, mi piace il fatto che si possa riprendere in mano centinaia di volte trovando sempre spunti diversi, ecco. Mi sta piacendo, non ce n'è. Per me è un sì, al 100%. Basta, questi sono i libri che sto leggendo in questo momento. Sto leggendo anche una graphic novel, ovvero Il faro di Paco Rocha, ma non l'ho ancora finita, quindi non l'ho inserita in questa carrellata. Già abbiamo inserito La casa azzurra, così facendo un po' di polemica iniziale, poi dopo ovviamente magari la inserirò ovviamente nel video che vorrei dedicare a tutte le mie letture su Frida, dove inserirò probabilmente anche quello che penso del film che devo finire di guardare e spero a breve anche qualcosa sulla mostra al MUDEC, perché no? Quindi ci sto lavorando. Diciamo che ultimamente ho letto poco nei mesi scorsi e in alcuni casi anche libri che non mi hanno dato molto. Quindi ricomincio da questi. Frida mi sta dando 2 milioni di spunti. Comunque ha incontrato, ha toccato talmente tanti personaggi nella sua vita che può davvero essere uno spunto continuo. E soprattutto, vabbè, questo non può che essere un pozzo a cui attingere infinite volte per trovare qualcosa di nuovo da leggere. Quindi con questo vi saluto, vi auguro delle buone letture. Al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, spero che questa posizione della telecamera non abbia creato mal di mare o altre cose, ma almeno non la tengo in mano e non continuo a fare così. Va bene, al prossimo video e se volete rimanere aggiornati mi trovate sul blog paroleinpentola.blogspot.it, su Instagram, su Facebook, un po' dappertutto. Quindi alla prossima, ciao!